ed è un signore che di mestiere faceva l'antiquario, olandese, che si chiamava Hans van Meegeren. Hans van Meegeren, che faceva l'antiquario, apparentemente, e fece un mucchio di soldi durante l'occupazione nazista olandese della Seconda Guerra Mondiale, vendendo il fior fiore della pittura olandese e in particolare vendendo Vermeer, di cui uno strepitoso, Gesù nel Tempio. Finisce la guerra, i tedeschi per fortuna vengono sconfitti, gli olandesi processano van Meegeren. Perché? Per alto tradimento. Perché aveva venduto questi quadri a Himmler uno, tutti gli altri a Göring, e quindi alto tradimento perché si era venduto a nemico, svendendo per vile denaro, vile niente, era tanto denaro, patrimonio nazionale olandese agli occupanti. Questo signore in realtà non era un antiquario, era uno strepitoso falsario d'arte, e nel 45 viene messo sotto processo, rischia la testa, e lui afferma alla corte: portatemi una tela con cavalletto, io vi rifaccio Vermeer. E si salva così, prende una pena banalissima come falsario e salva la testa, perché non viene condannata a morte dal tribunale olandese. Ma ancora oggi, c'è stata un'importantissima mostra di Vermeer a Roma, ancora oggi si discute quanti van Meegeren siano in circolazione, perché non l'ha mai raccontato. Ma era più bravo di Vermeer, secondo i critici, che poi lui ha rifatto Gesù nel Tempio in maniera perfetta, con le luci, Vermeer strepito. Veniamo al papiro. Artemidoro, per collocarlo, grosso modo, Artemidoro di Efeso vive tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. È un geografo, in particolare il periodo di maggiore impegno è tra il 104 e il 101 avanti Cristo. Studia tra l'altro ad Alessandria, nella biblioteca di Alessandria d'Egitto, alla quale Procampo ha dedicato quel librino deliziosissimo, e non ha lasciato chissà quali testimonianze e quali tracce. È un geografo. Negli anni 90 si dice che in una cerchia ristretta inizia a girare a voce che esiste un papiro attribuibile ad Artemidoro e sarebbe nelle mani di un collezionista tedesco, quindi è in Germania in quel momento il papiro. Sarebbe uscito dall'Egitto, arrivato in Germania, e ci sarebbe questo importante papiro. E nel 1998 il proprietario tedesco fa analizzare il papiro ad alcuni esperti, e il papiro ha ad oggetto, se fosse vero, sarebbe un papiro eccezionale effettivamente, Liberia, qualche volta chiamata anche Hispania. E prima di descrivere geograficamente quella parte del mondo romano, Artemidoro avrebbe svolto una prefazione sull'importanza del suo mestiere di geografo, addirittura paragonando la geografia alla filosofia. Questa sarebbe la prima stesura. Poi si sarebbero aggiunti tra il 50 e il 30 avanti Cristo e poi nel primo secolo dopo Cristo le famose tre vite di cui parla qualche studioso, ulteriori aggiunte che sarebbero, in particolare le figure di animali, le figure di uomini che vi sono raffigurate, sarebbero prove d'artista, cioè esercizi per cui nella bottega di un artista i giovani apprendisti si esercitavano a fare. Questo papiro viene venduto dal privato nell'estate del 2004. Viene venduto a un prezzo iperbolico alla Compagnia di San Paolo di Torino, a una fondazione bancaria, per 2.750.000 euro, 2.750.000 euro, cioè 5 miliardi e mezzo di vecchie lire.
Questo già ci avvicina alla prima regola del falsario, quello che falsifica per denaro. Il falso deve costare un mucchio di soldi, perché se costa poco è facile che chi acquista acceda all'idea che è un falso. Dice, vabbè, purtroppo infatti me l'hanno fatto pagare poco. Se costa tanto, primo, ci si convince che è autentico. Secondo, quando viene disvelato che è un falso, ci si ulteriormente incaponisce nel dire non è possibile. È la sindrome Vera Drubet, poveretta nel caso, non per ragioni di soldi, ma perché in quel caso era stata, diciamo, umiliata la sua competenza scientifico-artistica. Bene, viene organizzata una mostra sensazionale, molto bella peraltro, che è Le tre vite appunto del papiro di Artemidoro. Questo è il DVD di un catalogo sontuoso, molto bello, peraltro raro da trovarsi sul mercato, a Torino, al Palazzo Bricherasio, e siamo nel 2006. Inizia, gira il mondo questa notizia naturalmente, inizia in qualche modo a dubitarsi dell'autenticità della vita. Protagonista di questa vicenda è appunto Luciano Canfora. Tenete presente che dall'altra parte, nella disfida del papiro, c'è Salvatore Settis, direttore della Normale, non, diciamo, un dilettante, tutt'altro, anche se non è un esperto di papiri, cosa che non va sottovalutata, non è un papirologo. Bene, il Canfora inizia a demolire con argomenti, come dire, che io riassumo, perché poi qui persone molto più importanti di me entreranno nel dettaglio.